Partita poi ieri sera in tarda serata. Noi siamo qui come gruppi, ex gruppi consiliari del centrodestra, che vorrei ricordare, il nuovo PSI, Fratelli d'Italia e Forza Italia, rappresentata da Massimo Carriello, Mario Domini e Fido Santo Venerando, Lazzaro Lenza come Fratelli d'Italia, Vito Busillo e Damiano Cardiello come Forza Italia. La motivazione di questa convocazione è dovuta a che ieri c'è stata una svolta epocale nella storia politica della città di Eboli, una svolta che io non la vedo solo come una forma di, diciamo, positiva, perché ritengo che comunque quando ci sono scelte così drastiche è una ferita al cuore alla città di Eboli, alla storia politica eboritana. Noi come opposizione, poi dopo lo diranno meglio di me anche altri, e ci sarà anche il segretario di Forza Italia, l'avvocato Pierluigi Mero, stiamo aspettando anche l'avvocato Cosimo Pio Di Benedetto. Qui saluto anche le due associazioni, il Movimento Popolare per il Cambiamento, coordinata da Dario Landi, e Ascolto Cittadino, da Ennio Ginetti e da Mimmo Spinelli. Lo scopo era appunto quello di non solo di motivare il perché di questa nostra presa di posizione dura, che poi lo facciamo ormai da quando abbiamo deciso di stare nettamente all'opposizione di questa maggioranza da tanti anni, ma in modo particolare motivarla ed entrare anche un po' nel merito di quelle che poi sono state le scelte fatte dai 17 consiglieri, distinguendoci, lo diciamo apertamente, distinguendoci da quelli che sono gli altri 9 consiglieri del Partito Democratico, che hanno loro fatto una scelta di rottura e di tradimento all'interno della maggioranza. La nostra invece è una scelta di coerenza, una scelta di condivisione politica su un programma che stiamo cercando di condividere come area politica del centrodestra. Ebbene, ieri grazie anche in modo particolare al nostro supporto, abbiamo presentato insieme ad altri 9 consiglieri, e con noi c'erano anche i 2 rappresentanti del nuovo centrodestra, Emilio Masa e Mauro Vastola, abbiamo presentato davanti al notaio di Pellezzano, Savarese, le nostre dimissioni. E come ben sapete, il testo unico degli enti locali prevede che quando il 50% più uno dei consiglieri comunali aventi diritto presentano le dimissioni congiuntamente davanti a un'autorità di pubblico ufficiale, hanno effetto immediato, e quindi siamo decaduti al di là della, diciamo, ridicola, credo anche, secondo me poteva anche evitarsela, diciamo, presa di posizione che il sindaco mezz'ora prima ha fatto di andare a consegnare le dimissioni politiche. Hanno una valenza totalmente diversa, la nostra è una valenza dal punto di vista legale chiara, netta. Questa mattina ho anche sentito il segretario comunale, il quale domani mattina provvederà, noi abbiamo già protocollato ieri sera a protocollo del Comune di Eboli comunque l'atto notarile. Abbiamo il segretario, domani comunicherà al prefetto lo avvenuto, decadenza di ben 17 consiglieri comunali, quindi determinando la fine di questa storia amministrativa tra le peggiori in assoluto, diciamo, della storia politica eboritana dell'amministrazione di Martino Melchionda. A questo, entro una settimana da quello che sono poi i tempi, il prefetto dovrà nominare un commissario prefettizio che dovrà gestire l'ordinaria amministrazione fino al mese di marzo-aprile, quando saranno poi individuati quindi le date per le elezioni comunali e per le elezioni regionali. Io mi avvio davvero alla conclusione, però credo che sia opportuno, e poi passo la parola anche a Damiano Cardiello, e così come a Lazzaro, a Pierluigi,
è opportuno però distinguere la nostra posizione, che è una posizione netta di opposizione, di coerenza che abbiamo fatto in questi anni, rispetto anche a delle prese di posizioni all'ultimo momento. Ieri abbiamo assistito a persone che camminavano a braccetto e il giorno stesso si sono traditi. Questo è il sistema di potere che ha creato l'amministrazione Mecchionda, che non è rappresentata solo da Martino Mecchionda, ma da tutte quelle figure e anche da quelli che poi hanno sottoscritto le dimissioni, perché non è possibile pensare che per 9 anni condividono un intero percorso a 5 mesi dalle elezioni per altre motivazioni che non sono motivazioni dell'interesse pubblico ma dell'interesse particolare, hanno determinato una scelta drastica. E noi la accogliamo con piacere e con soddisfazione, perché abbiamo visto che cosa vuol dire per questa amministrazione gestire la cosa pubblica in campagna elettorale. Tante sono state i nostri esposti, le nostre denunce a partire dalla gestione della Eboli Multiservizi, tante sono state, diciamo, le nostre denunce rispetto, sì, Antonio Elia, grazie. Tante sono state le nostre. Posso? No, dico, posso continuare, Antonio? Grazie. Così come ce l'auguriamo, questo è normale, così come tante sono state anche, diciamo, le nostre prese di posizione, devo dire, in Consiglio Comunale quasi sempre univoche tra Nuovo PSI, Forza Italia e Fratelli d'Italia rispetto, diciamo, alle prese di posizione contro questa maggioranza. Certamente non è che sappiamo bene che i motivi sono altri, che il gruppo che fa riferimento, qualcuno dice all'ex Presidente del Consiglio, così come a qualcun altro, però dobbiamo anche riflettere che ben 9 consiglieri comunali del Partito Democratico hanno determinato insieme a noi la sfiducia totale di una gestione amministrativa che ha determinato la morte della città di Eboli. Noi ci poniamo come alternativa, lo dimostreremo cercando di puntare anche ad un percorso unitario, innanzitutto programmatico, e speriamo anche di una condivisione unitaria di un unico candidato sindaco, che il coordinamento sta portando in essere Pierluigi Merola come segretario di Forza Italia, così come le altre forze politiche, si è fatto carico di avviare una serie di tavoli di confronto che poi magari alla fine ci illustrerà anche un percorso. Ora io mi fermo qui, lascio la parola a Damiano Cardiello, che insieme a me abbiamo coordinato, così come con Lazzaro Lenza, questo importante percorso anche di sfiducia politica e di sfiducia amministrativa rispetto a questa maggioranza, mantenendo le nostre distanze rispetto a coloro che insieme a noi hanno sottoscritto, ma con obiettivi totalmente diversi dai nostri. Damiano. Okay, buongiorno a tutti. Oggi è una bella giornata poiché cala il sipario su una stagione teatrale politica, una delle peggiori della storia di Eboli. Ritrovarsi stamani con lo scioglimento del Consiglio Comunale è un evento storico, perché mai si è verificato prima. All'epoca fu Morrone a essere sfiduciato, ma con un voto in Consiglio Comunale sul bilancio. Oggi ci ritroviamo a ricostruire Eboli, partendo dalle ceneri, quelle che ci lasciano Melchionda e compagni, con circa 60 milioni di euro di debiti e i tributi locali ai massimi fino al 2023, con un tessuto sociale disgregato, con una città in lenta agonia. Noi ci poniamo come valida alternativa, come classe dirigente alternativa allo sfascio della città. Partendo però da un programma, perché pensiamo che riconquistare l'elettorato ebolitano indistintamente dall'appartenenza politica debba essere fatto innanzitutto con un programma snello, con alcune priorità importanti, quali l'urbanistica, la sicurezza, il commercio e i giovani, ma soprattutto crediamo che debba essere aperta, e con queste dimissioni che poi affronterò dal punto di vista tecnico, si apre una nuova stagione politica ad Eboli. Ieri ritrovare tanti colleghi, indistintamente, senza far differenze di appartenenza o meno di partito, è stato un bel momento, perché significa in pratica dar luogo a quello che gli ebolitani auspicavano, un cambio di rotta. Serve uno shock alla città, e noi l'abbiamo fatto
come gruppo Forza Italia, con Vito Busillo e il sottoscritto in consiglio comunale, abbiamo fatto un'opposizione dura e senza sconti su atti scellerati verso la nostra cittadinanza, ma anche seria e costruttiva e responsabile su quelli che sono atti coraggiosi per la nostra città, ben pochi, visto che in 9 anni e mezzo ci troviamo a parlare di continui rimpasti, beghe e scambi di poltrone. Noi abbiamo rassegnato le nostre dimissioni irrevocabili e contestuali. Ci tengo a sottolineare queste due terminologie tecniche, poiché altrimenti le dimissioni non avrebbero avuto quel valore giuridico fondamentale per far sì che il Consiglio Comunale di Eboli venisse sciolto. Auspichiamo che il commissario prefettizio, che arriverà da qui a pochi giorni, possa far luce sulle tante vicende rimaste nei cassetti delle segrete stanze del nostro comune, possa mettere una lente di ingrandimento sui conti del nostro ente, sulle società partecipate, sulla multifattura, oppure chiamiamola multiservizi ancora per un po', sulla Eboli Patrimonio, che costa solo centinaia di migliaia di euro di interessi alla collettività, insomma su una serie di problematiche che noi opposizione abbiamo denunciato in questo frangente e alcuni colleghi della ex maggioranza hanno ritenuto utile condividere perché alla luce degli occhi, insomma, del sole, che Melchionda ha stuprato il proprio partito e il risultato è sotto gli occhi di tutti, poiché un PD in mille rivoli, candidati a destra, a sinistra, addirittura se non ti autocandidi nel PD sei uno sfigato, quindi è una serie di cose che hanno fatto sì di incrementare il disgusto, il distacco degli stessi consiglieri di maggioranza verso questa amministrazione. Chiudiamo una pagina triste per la nostra città. La domanda che poi qualche giornalista mi ha fatto: cosa ti ricorda Melchionda in positivo? La risposta è stata niente, perché risultati concreti, basta farsi un giro per le vie cittadine, non ce ne sono. Noi, hai fatto bene Massimo a dire, ci poniamo come valida alternativa con l'auspicio comune che possa essere raggiunto un'intesa all'interno del centrodestra. Io credo sia importante partire innanzitutto dai programmi per parlare di cose concrete, fare un programma snello, non il solito libro dei sogni, partendo dalla premessa economica, quella di 60 milioni di euro di debiti, rapportarci con la realtà e poi far sì che possa esserci una scelta condivisa con tutti i gruppi consiliari, con le associazioni civiche. E l'ultima notizia, insomma, è stata questa di presentare oggi un giornalino che vede l'associazione Gioventù Ebolitana, un gruppo di ragazzi che amano il territorio, dire la loro su alcune problematiche della nostra città. Un insieme di cose fatte al fine di informare la cittadinanza su quello che è stato la gestione politica fatta da Melchionda in maniera familiare e scellerata. Penso che possa bastare al fine di dare la parola anche agli altri ex colleghi, ma non lo dico con rammarico perché Eboli, per oggi Eboli è veramente un giorno buono. Passiamo subito la parola a Lazzaro Lenza di Fratelli d'Italia, rappresentato anche qui da Donato Carlotta. Devo però ringraziare tutta la stampa, anche Radio RDL, che ci consente anche la diretta radiofonica, così come Eboli in pillole. Quindi ora passo la parola un attimo al nostro collega o ex collega, sì, ma comunque amico, Lazzaro Lenza. Sì, buongiorno a tutti e grazie. Devo dire che chi mi ha preceduto praticamente ha detto tutto, quindi ripetere sempre le stesse cose, insomma, sembrerebbe anche superfluo e ridondante, inutile in qualche modo. Io stamattina mi sono svegliato e ho pensato ad un parallelo, e ho pensato che di fatto la Costa Concordia di Eboli, guidata dal comandante Schettino, si è arenata sullo scoglio dell'arroganza guidata da un capitano che non è riuscito a tirare fuori dalle secche del sottosviluppo questa città. Anch'io ho firmato l'atto delle dimissioni e vi garantisco che non è stata una cosa facile.
firmare le proprie dimissioni, dando in qualche modo fine ad un mandato che gli elettori ti hanno assegnato, è sempre una cosa brutta. E io non è che sono molto contento e felice oggi, perché la città di fatto non ha più un sindaco, e questa è una cosa chiaramente negativa. Però era l'atto più ovvio, più naturale, dopo un percorso di quasi 5 anni di coerenza, puntato tutto sulla un'opposizione netta, perché abbiamo sempre ritenuto che in questa città fosse necessario un punto di riferimento preciso di opposizione, cioè che i cittadini potessero contare sul fatto che esisteva al comune qualcuno che vigilasse, che poteva criticare, denunciare e fare da pungolo continuo a questa amministrazione per tentare di fare meglio. E noi in questi 5 anni lo abbiamo fatto con coerenza, non ci siamo mai piegati alle lusinghe né al canto delle sirene. Come gruppo, devo dire, come gruppo di opposizione, abbiamo anche dimostrato di non essere attaccati alle poltrone. Lui si è dimenticato di ricordare qualcuno. Io voglio ricordare che in questo percorso insieme a noi c'è stato anche Ennio Ginetti, che vedo seduto lì e che ha fatto un lunghissimo percorso insieme a noi. Lo ringrazio anche per l'atto di sensibilità che ha mostrato nei confronti del gruppo, dimettendosi prima e lasciando la possibilità ad altri di fare queste esperienza, è una cosa importante. Non ripeto tutto quello che hanno detto loro, perché chiaramente mi trovo perfettamente d'accordo, però come la Costa Concordia, Massimo e Damiano e tutti gli altri, è stata prima raddrizzata, poi è stata rimessa in galleggiamento e poi riportata in porto grazie ad un gruppo di persone, a dei professionisti e a persone competenti, ad una squadra. Bene, questo è il momento, prima ancora di parlare di progetti, di programmi, di costruire una squadra di persone competenti, di amministratori innovatori che siano in grado di costruire un programma valido che possa essere così, possa dare fiducia e restituire in qualche modo la fiducia a questa cittadina, che mi pare di fiducia ne abbia ben poca e abbia perso anche la speranza. Ecco, quello che voglio dire è che l'impegno di Fratelli d'Italia da oggi ai giorni prossimi, ai prossimi giorni, ai prossimi mesi, è quello di costruire una squadra di innovatori, di amministratori in grado di trasformare questa città, che è ancora incagliata nello scoglio della disoccupazione e del sottosviluppo. Grazie. Ringraziamo anche Lazzaro Lenza in nome di Fratelli d'Italia. Ora, prima di chiudere con Pierluigi Merlo, vorrei anche ricordare a tutti che, così come anche credo che gli appelli significativi sia di Lazzaro che di Damiano, come quello del sottoscritto, possono trovare varie forme, vari strumenti, lo dico innanzitutto a Pierluigi, sia quello formale, quasi come quello di un sistema di una volta, che è quello del ruolo dei partiti, dell'organizzazione, ma anche una novità che si sta affacciando nel centro-destra, che è quello di movimenti civici che stanno coinvolgendo, che stanno strutturandosi, che si stanno aprendo alla città, alla società, al territorio, e credo che questa sia una forza per tutto il centro-destra. Ad ultimo io ricordo come la Casa delle Idee ha avviato anche un percorso significativo di un dialogo strutturato, che ha avuto già 2 interessanti appuntamenti, ne avrà un terzo nel mese di ottobre a Santa Cecilia. Io chiudo con il segretario del partito di Forza Italia di Eboli, l'avvocato Merlo, appunto lanciandogli anche questo ulteriore suggerimento, che so che lui già ha accolto nella riunione dei partiti del centrodestra, perché credo che in questo momento davvero stiamo rappresentando l'unica vera alternativa organizzata, capillarmente presente nel territorio, nel tessuto sociale ebolitano, e davvero prendendo spunto anche dall'apertura che arriva da Damiano, da Lazzaro, di individuare un percorso unitario. Prego Pierluigi. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Ovviamente mi hanno dato questo compito, in grado di chiudere questa conferenza stampa, in grado nel senso buono del termine, anche perché mi hanno preceduto, hanno detto tutto loro, quindi io voglio solo dire una cosa agli amici qui presenti, ai giornalisti, che l'episodio di ieri, di questa dimissione in massa di parte dell'intera opposizione,
e di parte della maggioranza, non è mondo in questi 10 anni ci ha abituato in maniera quasi ciclica e seriale a questo tipo di episodi. Quindi quello di ieri non è un episodio che apre una fase nuova politica per questo paese e per noi opposizione, ma si inserisce in una fase che noi singolarmente e che in maniera unitaria già qualche mese fa abbiamo avviato per dare e per fornire un progetto politico unitario e di sviluppo a questa comunità che per tanti anni è stata mortificata. Per quanto riguarda Forza Italia ha raccolto e si è fatta portavoce di questa unità all'interno del centrodestra. Stiamo lavorando in questa direzione perché crediamo che sia l'unica e vera opportunità di governo di questa città, quindi lavoreremo con impegno e ripeto, l'episodio di ieri non ci deve far abbassare la guardia perché da qui ai prossimi mesi ci aspetta una sfida molto molto importante per dare risposte e sviluppo al nostro territorio. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione, però consentitemi, se ci sono innanzitutto delle domande ai giornalisti, quindi infatti mi ricordava Lazzaro, prima delle domande ai giornalisti voglio ricordare questa sera alle ore 18 alla Vincenzo Giudice c'è un interessante, importante appuntamento organizzato dal Comitato delle Mamme sulla questione dell'ospedale, tutti sono invitati a partecipare ed esprimere la propria posizione personale e politica in merito, sapendo benissimo che su questo ci sono posizioni diversificate, però credo che questo sia uno strumento democratico di partecipazione e di confronto innanzitutto, e di questo bisogna darne atto anche al Comitato che ha avviato un percorso diverso rispetto a quello della protesta, ma ha puntato molto sulla proposta e nell'individuare quali possono essere le alternative per il rilancio dell'ospedale di Ebri. Consentitemi di salutare altri esponenti importanti anche del nuovo PSI, perché sta per arrivare, era già impegnato per motivi personali Cosimo Pio Di Benedetto, l'avvocato, ma vedo Felice Gargiulo, ho visto Antonio Di Poto, Anna Senatori, membri del direttivo, così come anche altri, vedo Fabrizio Violante del direttivo di Forza Italia, vedo Tonino Lamanna, quindi anche lui consigliere comunale con un'esperienza storica anche sull'esperienza amministrativa della città di Eboli, qui, così come tanti altri, Carmine Busillo, rappresentante anche coordinatore provinciale del Forum dei Giovani, Vito Re dell'associazione Cambiamo Insieme, così come tanti altri che hanno avviato un percorso importante di rilancio affinché davvero l'unità di questa coalizione e delle realtà civiche può davvero determinare la vera alternativa. Se ci sono delle domande, prego. Sì. Sui nodi pronto? Prova. Vado? Sui nodi urbanistici della giunta da Melchionde, diciamo, che probabilmente hanno anche determinato la caduta di questa amministrazione, volevo capire, parlo in particolare dell'ISES, parlo dell'housing sociale, voi nel programma elettorale come pensate di muovermi? Io a chi la di oggi? Parliamo tutti. Sì, un 30 secondi a turno. No, vabbè, se entriamo nello specifico, noi dobbiamo dire che in questi anni, io dico di quello che è stata l'attività che noi abbiamo portato come nuovo PSI, ma così come anche Strade d'Italia e Forza Italia. Per quanto ci riguarda, innanzitutto noi verificheremo se questo PUC è legittimo nell'approvazione della delibera di giunta, perché fatto da una giunta non democraticamente voluta dalla sua maggioranza, sappiamo che ci sono dei procedimenti successivi, chiederemo al commissario prefettizio di bloccare questi procedimenti perché vorremmo essere coinvolti pienamente sul piano urbanistico comunale. Invece per quanto riguarda sull'housing sociale, penso che tutti abbiamo già manifestato con un nostro voto netto, contrario, negativo, in consiglio comunale, poi lo dirà meglio di me anche Damiano e Lazzaro, quindi su un intervento che ha snaturato, andrà a snaturare le colline di Eboli, non utilizzando gli strumenti urbanistici già esistenti e che anche in aree pubbliche, come ricordo la ex Pezzullo, come ricordo Ispalis 1, come anche l'ex Macello, quindi si poteva fare un ragionamento
diverso. Ma così come anche sull'ISES noi abbiamo chiesto, e qui anche l'Azzer è stato firmatario, così come anche in passato l'abbiamo fatto insieme a Damiano, un consiglio comunale monotematico, che non abbiamo mai ottenuto, perché questa maggioranza volutamente in questi 9 anni ha preso in giro i dipendenti, i pazienti di quella struttura, perché non ha portato a termine, a compimento la loro, diciamo, le loro promesse elettorali fatte nel 2005 e nel 2010, e così come volevano fare ultimamente, che è quello di pensare di delocalizzare una zona agricola non autorizzata una struttura, quando noi abbiamo indicato strutture alternative pubbliche e private nelle zone urbanistiche consentite, affinché davvero si potesse rilanciare l'ISS di Eboli. Io sono preoccupato sull'ISS di Eboli, perché credo che ci sia un disegno nascosto che voglia portare questa struttura fuori di Eboli, e noi come coalizione impediremo che ciò accada. Damiano. Auspico che le prossime domande possano essere riferite proprio al fatto del giorno, perché altrimenti rischiamo di fare un comizio in piazza. Io credo questo, che per quanto riguarda l'ISES noi abbiamo le idee molto chiare. Era una struttura che dal punto di vista tecnico non poteva rimanere aperta per una serie di cause, e c'è una localizzazione chiara voluta dal PRG dell'allora sindaco Rosania, che individua quale zona sanitaria quella in località Acquarito, quindi non credo che ci siano grosse alternative. Un'altra variante urbanistica preelettorale secondo me sarebbe stato un atto scellerato e offensivo nei confronti di una cittadinanza che ne ha subite già troppe. Per quanto riguarda invece il PUC, io parto da una premessa, che il piano regolatore di Gerardo Rosania ha di fatto soffocato lo sviluppo nella nostra città. Cambiarlo è un dovere di chi amministra, ma non a 3 mesi dalle elezioni, perché innanzitutto sono stati spesi 400.000 euro di soldi pubblici, e dalla redazione fatta dal professor Gerundo ne è rimasto ben poco, visto che quel piano è stato stravolto da tecnici comunali e andava in pratica ad assurgere a una vera e propria cambiale elettorale in bianco in vista delle prossime elezioni. Anche questo è stato fermamente è stato uno dei motivi per far sì che lo scioglimento avvenisse, anche perché avete visto bene che la maggioranza poi si è disintegrata sulla tematica in esame, e quindi noi abbiamo le idee chiare. L'urbanistica è un punto di rilancio per la città, ma tocca alla nuova amministrazione metter mano. No, allora, brevemente, per quanto riguarda l'ISES, là c'è una questione di legalità o meno della faccenda, cioè se è una struttura che ha delle difficoltà di tipo di legittimità proprio a restare aperta, è ovvio che ci sono le istituzioni competenti che dovranno stabilire la possibilità di lasciarla o meno a fare il lavoro per il quale viene lautamente pagata. Quindi è una questione che credo poi abbiamo affrontato, come diceva Massimo, in Consiglio Comunale, proponendo soluzioni alternative. Si ho perso diverse occasioni, adesso io credo che dovremmo raccogliere purtroppo solo i cocci di quello che è stata l'indecisione da parte anche del management dell'ISES, e quindi credo che sia una cosa così da vedere. Per quanto riguarda il PUC, scusami, chi ha fatto la domanda? Non mi ricordo, Faenza. Io volevo solo farti fare questa considerazione. Allora, il PUC di fatto, voglio dire, non sappiamo bene che cosa c'è scritto dentro, no? Non l'abbiamo visto, ma se sul PUC la maggioranza si è spaccata, allora io mi chiedo, ma che cosa c'è in questo PUC che ha determinato una spaccatura così profonda? Comincio veramente a pensare che in questo PUC ci siano situazioni strane, per determinare la caduta di un'amministrazione, credo che debba essere guardato attentamente, perché chiaramente getta delle luci poco chiare, delle ombre anzi lunghissime.
Poi per quanto riguarda l'housing sociale, l'housing sociale è una iattura per la nostra città. Verrà fatto, non verrà fatto, ci saranno i soldi, non ci saranno i soldi, questo sarà da vedere. Sta di fatto che se verrà costruito questo housing sociale, l'amministrazione che seguirà dovrà solo mettere delle toppe a questa iattura, perché ha creato chiaramente il rischio di una desertificazione qui al centro, con la perdita di interesse su quello che invece doveva essere lo sviluppo urbanistico di questa città, e cioè dei PUA e dei subambiti. Chiaramente andando a saturare completamente la richiesta e la necessità di alloggi, credo che pochi investitori sono interessati oggi a costruire invece dove il piano regolatore, tanto criticato ma che comunque c'era, aveva stabilito. Quindi è una cosa che dovremmo veramente valutare e soprattutto correre ai ripari per questa cosa. Solo questo potremmo fare, ahimè. Ma noi non l'abbiamo votato, lo sapete. Francesco, ha tre domande. Ultima domanda. Siete ancora convinti che i project financing siano una soluzione per risolvere i problemi in questa città? Parlo quindi di Pezzullo e di Via di Nord. Allora, per quanto mi riguarda, una risposta. No, il progetto di finanza è uno strumento che abbiamo sempre ritenuto come coalizione, a me l'abbiamo detto più di una volta, che è uno strumento importante e significativo per il rilancio economico della città. Certo che però l'ente pubblico deve avere la capacità di governare i progetti di finanza e non di farsi gestire dai privati, come è successo su Parcheggia di Norti, che sappiamo bene nelle condizioni in cui si trova e sappiamo bene le responsabilità. E tutte queste forze politiche che sono a questo tavolo hanno da sempre denunciato la illegalità inizialmente e disinteresse dopo da parte dell'amministrazione comunale di come hanno gestito il parcheggio ad Inolfi. Su questo noi andremo avanti sulla nostra strada, speriamo che quanto prima ci sia una soluzione immediata, dovrebbero ripartire i lavori magari con il commissario prefettizio, forse si avvierà una procedura di normale amministrazione e non invece di interessi politici clientelari che loro hanno gestito fino ad ora. Quindi su questo io credo che poi, se c'è Damiano o Lazzaro, vogliono aggiungere qualcosa. I progetti di finanza sicuramente sono uno strumento importante per attrarre investimenti, ma non possono essere gli unici e soprattutto non inseriti in una mancata programmazione della città, assumono l'aspetto esclusivamente di risposta alle sollecitazioni da parte di singoli privati. È questo che è stato fatto, cioè questa è un'amministrazione che ha lavorato solo ed esclusivamente su sollecitazione di qualcuno e ha inteso l'urbanistica solo in questo senso, senza riuscire a programmare, ad avere un disegno chiaro della città. Se tu hai un disegno chiaro della città, il progetto di finanza può essere uno strumento importante che ti aiuta, ma come diceva Massimo, lo devi anche seguire e puntualare, non far fare la fine che ha fatto il parcheggio di via ad Inolfi, sul quale io volevo sottolineare anche l'atteggiamento responsabile di tutta l'opposizione. Noi avevamo spazio e possibilità di fare anche strumentalmente opposizione a questo progetto, abbiamo preferito mantenere un profilo basso di pungolo, non abbiamo fatto cortei, né abbiamo fatto presidi, né abbiamo fatto striscioni, perché ritenevamo che in quel momento fosse più importante per la città far lavorare l'amministrazione a trovare una soluzione, perché è una cosa che chiaramente deturpa in maniera gravissima la nostra città, e abbiamo mantenuto un ruolo, diciamo così, di pungolo, ma non ci siamo mai messi di traverso, e questa è una cosa che volevo sottolineare. Sarò telegrafico, altrimenti qui veramente rischiamo di fare un comizio in piazza, non me ne voglia Francesco. Allora, per quanto riguarda il project financing, io penso sia una modalità importante per lo sviluppo di una città, però vanno chiariti due aspetti: perché usufruirne? Perché innanzitutto abbiamo scarsi fondi comunali, scarsa liquidità di cassa, ma soprattutto una scarsa propensione di questa attuale amministrazione verso gli investimenti, fondi regionali e fondi europei. Io credo sia importante istituire
costruire innanzitutto un ufficio del nostro ente che possa attrarre investimenti, quindi poi bypassare anche il project financing. Per quanto riguarda la piscina comunale di via di Nolfi, io penso che le rane da girini siano diventate adulte, abbiano abbandonato la vasca, è ora di ripartire, è ora di dar vita di nuovo, di ridare dignità a una città offesa. Quello è uno squarcio, è stata fatta un'operazione mal gestita e mal seguita dalla nostra amministrazione, con una responsabilità omissiva tale che a questo punto anteporre ancora una volta, dopo 4 anni e mezzo, gli interessi di 40 promissari acquirenti rispetto a un'intera città, io credo sia arrivata l'ora di, invece di premiare il territorio e quindi ridare dignità alla cittadinanza, senza dimenticare, chiudo, che le tante attività commerciali presenti nella zona hanno chiuso bottega e quindi alcune famiglie addirittura sono rimaste a piedi per questa situazione. Non c'è qualche altra domanda che dura un'ora? Dici tu. No, non ci sono problemi, noi possiamo parlare solo per... No, ma io lo ringrazio, sto scherzando. Devo anche ringraziare la presenza di Gino Monaco, il presidente del Forum Comunale di Eboli, vedo Pasquale Capozzoli, del direttivo del nuovo PSI, Gaetano Ruggeri, altri esponenti, Angelo Rizzo del partito, così come anche tanti altri, vedo Antonio Benincasa in fondo, credo che sia anche qui la presenza dei vari rappresentanti dei partiti comunque significativa di un percorso Modesto Mangieri, quindi un percorso importante che stiamo portando avanti, Vittorio Bonavoglia del Movimento Popolare per il Cambiamento e tanti altri. Qualche altra domanda oppure va bene, possiamo staccare? Questa è la domanda di 1 milione di euro, quindi va bene, questa è la domanda di Antonio Elia che deve chiudere. Il caffè lo offriamo noi, non ci sono problemi.